Ciao e bentornato sul canale Il Segreto del Samadhi. Quella del monaco Makasyapa è una delle tante storie buddiste che insegnano importanti lezioni sulla natura umana e sulle virtù che bisognerebbe coltivare per raggiungere la felicità. Ascoltala fino alla fine per comprenderne il messaggio. Il monaco Makasyapa era noto in tutta la comunità per la sua gentilezza e la sua grande capacità di aiutare gli altri. Era sempre pronto ad offrire il suo sostegno a chi ne aveva bisogno, dando il suo cibo ai meno abbienti, aiutando i malati e consolando chi soffriva. Un giorno, mentre camminava per la strada, un giovane mendicante gli chiese un po' di cibo. Lui, come al solito, gli donò generosamente il poco che aveva. Il povero però non si accontentò e chiese ancora di più. Il religioso, non volendo deluderlo, gli offrì persino il suo vestito. Tuttavia, neanche questo bastò e le richieste si susseguirono fino a quando al monaco non rimase più nulla. Lui si sentì improvvisamente triste e sconsolato. Si chiese se la sua generosità aveva avuto un senso, se aveva fatto il giusto, se il suo comportamento gentile e altruista era stato corretto. A quel punto un altro monaco intervenne. «Non essere troppo buono, altrimenti sarai sempre infelice. La bontà deve essere equilibrata, altrimenti rischi di svuotare te stesso». Makasyapa capì così che la bontà non significa sacrificare se stessi per gli altri, ma piuttosto offrire il proprio altruismo in modo saggio. La generosità non dovrebbe essere un sacrificio, bensì un dono per se stessi e gli altri. Da quel giorno continuò ad aiutare chi ne aveva bisogno, ma lo fece con attenzione e consapevolezza. La sua nuova saggezza lo rese ancora più prezioso per la comunità buddista. Il racconto di oggi ti insegna l'importanza di coltivare la bontà, ma trovando un bilanciamento tra l'aiuto agli altri e la cura di sé. Solo così è possibile trovare la vera pace interiore. E tu, cosa stai facendo per trovare la tua felicità? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per continuare a conoscere storie che ti cambieranno la vita. Ti aspetto nel prossimo video. Namaste.